passato! Il tempo che è passato! Ma siamo ancora qua! Ma siamo ancora qua! E oggi come allora! E oggi come allora! Difendo la città! Difendo la città! Trovati per Domenica Sport. Come potete vedere oggi l'apertura è intuibile per quanto riguarda il nostro appuntamento di oggi, perché gran parte di questa edizione è ovviamente dedicata alla promozione, alla storica promozione della Libera Virtus nel campionato di Serie B1 nazionale, la terza serie nazionale, un traguardo prestigioso raggiunto ieri dalle ragazze di Salvatore Albanese e Cosimo Di Lucia, che hanno battuto con un punteggio importante 3-1 la formazione della Semembari. Ovviamente gran parte di questa edizione sarà dedicata alla promozione delle ragazze. Abbiamo le immagini, le interviste con tutte le protagoniste di questa grandissima cavalcata, ve le faremo sentire ed ascoltare, ma per adesso incominciamo, andiamo per gradi e partiamo dalla cronaca della partita. Sentiamo. Si chiude felicemente con l'agoniata promozione in Serie B1 femminile la fantastica cavalcata della Libera Virtus. Le ragazze, allenate da Salvatore Albanese e Cosimo Di Lucia, battono con un po' di sofferenza la Semembari con il punteggio di 3-1. In un match che dalle battute iniziali aveva visto le ospiti partire di gran lena, approfittando di una ricezione non ottimale delle virtusine, oltre che di una difesa che ha traballato un po' troppo. E il primo set finisce 25-20 per le baresi. Dal secondo cominciano a fare sul serio le padroni di casa, recuperando mentalità e concentrazione. Lanza, Martillotti e Costantini tirano fuori il meglio del loro repertorio e ingaggiano un duello ad armi pari. Parità 25-21. Terzo set in scioltezza con la Semembari che fatica a contenere le bombe di Martillotti e soci, cedendo il passo definitivo alle padroni di casa che chiudono la quarta frazione 25-16. E poi il via alla grande festa sul campo fra emozioni e lacrime per un obiettivo raggiunto in poco meno di 3 anni. Mimmo Siena, speciale news dal Palasport Nando Di Leo, Cerignola, Foggia. E dunque abbiamo sentito, abbiamo visto anche le immagini della partita contro la Semembari. Adesso entriamo veramente nel clima della festa e lo facciamo con le interviste che abbiamo realizzato. Nell'ordine ascolterete Cosimo Di Lucia, Silvia Costantini, e poi anche Margaret Altomonte, ancora un'altra giocatrice, Mara Di Candia. Anche Salvatore Albanese, vi consiglio veramente di non perdere l'intervista con Salvatore Albanese, perché è stata particolarmente bella e divertente, soprattutto anche per il sottoscritto. Andiamo a vivere insieme queste emozioni. Eccoci qua, siamo appena completati. Cosimo, vieni qui un attimo. Allora, che sensazione è questa bella promozione? Aspettavamo perché il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro durissimo. Le ragazze sono state grandiose, ci hanno seguito, quindi ce lo siamo meritati alla grande, con una giornata d'anticipo anche. E tra l'altro festeggiare davanti al proprio pubblico contro un Semembari che almeno nel primo set vi ha dato veramente del filo da torcere. Sì, senz'altro, abbiamo avuto un po' paura, diciamo, di fare risultato, si chiama così, però una volta sciolte le ragazze sono andate alla grande. Comunque l'Ase è una grande signor squadra che non merita la posizione che ha attualmente, perché comunque può stare, può ambire per altre posizioni in classifica. Un applauso anche a loro, ma bravissimi noi. Ancora qualche altra protagonista, Silvia Costantini, come ciao, ti senti? Felicissima, finalmente, non vedevo l'ora. Senti, una stagione in crescendo, sin dalla prima giornata siete state meravigliose. Abbiamo quasi evitato passi falsi, ne abbiamo fatti un paio, ma per fortuna ci siamo riprese. E fino alla fine tutte le partite abbiamo spinto. Le tue sensazioni? Vieni Margaret, vieni, tranquilla. Mi ha spada è proprio poco. Dai, quali sono le tue sensazioni?
sensazioni fortissime, un'emozione fortissima, siamo in vivo, no? Che dire? Che... Io gioco nella squadra più forte del mondo. Sono felicissima. Siamo giocatrici di prima. Certo è che, insomma, arrivare fino a questo traguardo dopo una rincorsa stagione dopo stagione non è stato semplicissimo. C'era un campionato, mi sono resa conto negli anni, è difficilissimo. L'abbiamo fatta e siamo felicissimi. Grazie. Sorridete, ok, così. L'altro qual è? Bellissima. Allora, Salvatore Albanese, che sensazione è questa promozione in B1? Sono ancora incredulo, Mimmo. Sono ancora incredulo. È un traguardo che nel mio intimo volevo. È stata una mia scelta quella di abbracciare il progetto della Libera Virtus. L'anno scorso allenavo in B1, ho voluto scendere in B2 proprio per abbracciare questo progetto della società, per me di ritornare in B1, per la società di far raggiungere a Ceniola questo traguardo storico. Certo è che è un traguardo storico maturato partita dopo partita, pochissime sconfitte, questo è già un dato positivo, e quindi sono stati sempre più sorrisi che amarezze. Sì, la cosa importante è stato anche riuscire a ottenere nelle tre sconfitte comunque qualche punto. Va bene, dai, dopo questo bel buon programma continuiamo l'intervista tranquillamente. Allora, eravamo rimasti più sorrisi che amarezze, Salvatore, dai. Sì, no, le amarezze, ripeto, sono state dei bicchieri comunque mezzi pieni, perché anche nella sconfitta abbiamo sempre portato a casa almeno un punto, quindi va bene così. Va bene, grazie ragazzi. Dai, completiamo. Dobbiamo uscire qui, vai. Sono delle belle scene, ma soprattutto una gran bella festa stasera. No? Sì. Sono contentissimo perché, come dicevo prima, l'ambiente è eccezionale, una grande famiglia, e quindi questo clima sicuramente è stato anche un altro fattore aggiuntivo per raggiungere questo risultato importante. Senti Salvatore, se c'è una dedica a chi e per chi? Prima di tutto a mia moglie. Dedico questa vittoria a mia moglie che mi segue sempre. Purtroppo oggi proprio non è potuto essere qui per motivi suoi di studio, però a sostituirla è venuto mio suocero, che per me è come se fosse mio padre, quindi lei comunque è qui con me anche col cuore. E a mia madre anche dedico questa vittoria, e anche ai miei suoceri, quindi a tutta la mia famiglia. È un risultato molto importante, ma la dedico anche proprio alla città di Cerignola, perché è una città che forse spesso è anche un po' bistrattata dalla cronaca nera, ma invece è una società con, una città con gente di gran cuore, e ripeto, anche in questo è stata tutta la città veramente come una grande famiglia. Allora, c'è ancora da completare un'altra intervista da farvi ascoltare, è quella con un'altra delle ragazze, ossia Monica Piemontese. Prima anticipata questa intervista da un bel abbraccio tra Valentina Martillotti e Pia Tribuzio, sostanzialmente Pia la veterana del gruppo, Valentina la storica capitana. Sentiamo e vediamo insieme. Questo è l'abbraccio più bello tra Valentina Martillotti e Pia Tribuzio, la veterana e la capitana. Bellissimo questa serata storica per la Libera Virtus, che ottiene una storica promozione in B1. Allora vediamo un attimo se... Vale. Allora vediamo un attimino Valentina Martillotti. Ciao Mimmo, grazie a tutti. Ciao. C'è l'intervista là. Vediamo un attimino di intervistare Monica Piemontese. Ciao. Ciao. Sì, tutti insieme. Allora Monica, che sensazione è questa promozione? È indescrivibile. È un grande lavoro di tutti quanti, noi, la società, tutti quanti, il tifo. Però ce la siamo meritata. Ma arrivo per sempre. Ma vai, B1, Mimmo!
Parisi, pochi amarezzi e una stagione perfetta. Quasi perfetta. Però l'importante è vincere alla fine, arrivare sì. Grazie ragazze. E non è stata solamente la bella vittoria ottenuta dalla Libera Virtus e celebrando la promozione in B1, ma è stata anche un sabato particolarmente importante anche per la pallavolo cirignola che nella dodicesima di ritorno della Serie C femminile hanno battuto la Pecco Polpette con il punteggio di 3-0, 25-18, 25-22, 28-26. Invece Ludas Volley è stata sconfitta in trasferta a Bari dall'Asem con il punteggio di 3-1, quindi vivrà un'ultima giornata adrenalinica e quindi ancora non tutto è deciso per quanto riguarda la lotta salvezza. Adesso campionato di Serie A in corso, mentre andiamo in onda il derby dell'Olimpico tra Roma e Lazio. I giallorossi, se dovessero vincere, andrebbero a meno 6 dalla Juve, riaprendo di fatto un campionato che sembrava segnato. Invece nell'anticipo di ieri è finita 1-1 tra Torino e Sampdoria. Sentiamo. In interessanti spunti sono arrivati dal secondo anticipo della quindicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. A Torino, tra i Granata di Mihajlovic e la Sampdoria, finisce 1-1. Vantaggio blu cerchiato nel primo tempo con Schick, il pareggio a 11 minuti dalla fine dei Granata con Iturbe. Con questo risultato Torino avanti 49 punti, Sampdoria 46, ma è la lotta scudetto e quella per la salvezza a tenere banco nel pomeriggio domenicale. In corso dalle 12:30 il derby dell'Olimpico tra Roma e Lazio. I giallorossi di Spalletti, in caso di successo, sarebbero a meno 6 dalla Juventus, costretta al pareggio 2-2 dall'Atalanta nell'anticipo di venerdì. Anche per il Napoli potrebbe affacciarsi l'ipotesi di un importante passo in avanti se vincesse nel posticipo delle 20:45 serale a San Siro contro un Inter che deve ritrovare la sua identità. Nell'ottica salvezza, in importanti sfide che vedono coinvolte Bologna, Sassuolo e Genoa. I Belsini in casa ospitano l'Udinese, i Romagnoli in trasferta sul terreno dell'Empoli, così come il Crotone attende il Milan in una corsa verso la salvezza assolutamente ricca di emozioni. Ed infine i Griponi che ospiteranno a Marassi il Chievo. Il quadro della giornata sarà completato da Cagliari, Pescara e Palermo Fiorentina. Mimmo Siena, Speciale News. E così siamo arrivati al termine di questa edizione di Domenica Sport. Vi ringraziamo naturalmente per essere stati in nostra compagnia. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, dopo tante feste, con la prima edizione del telegiornale domani mattina alle 9. A tutti una bella e felice buona domenica.